Buongiorno, benvenute a Film Madrid in bocca al lupo, il podcast di riproduzione assistita di Film Madrid. Sono il dottore Gomez Palomares, ginecologo, e questo è il podcast di Film Madrid, l'unico centro della penisola iberica, diretto per una ginecologa italiana, la dottoressa Ricciarelli. E parliamo oggi di fumo in gravidanza, di fumare nella gravidanza, ovviamente non sia di fumare. Ok, ma voglio parlare oggi un po' in generale delle conseguenze di fumare nella gravidanza. E la prima cosa che si sa, ma non so se molte volte pensiamo profondamente in questo. Abbiamo parlato alcuna volta di la consulta di che il ginecologo generale ha di chiedere a tutte le donne nella gravidanza. Prima della gravidanza, quando si fa la visita annuale dal ginecologo, c'è un bisogno di essere mamma nel futuro. E questo di fumare va direttamente in relazione con questo. La più importante visita dal ginecologo nella gravidanza è quella che si fa prima della gravidanza. E perché? Per quelle cose che si fanno lì, emocromo, tutte queste cose, ma anche per quello che parliamo oggi. Si consiglia almeno non fumare 2 mesi prima della gravidanza. Così se una donna dice, ok, io voglio essere incinta, e ancora non lo so, già comincia a prendere l'acido folico, tutte queste cose, e il medico chiede, fuma, lei come, sì, si fuma, si ha di smettere, immediatamente, ok, non si può fumare. Il fumare fa che le donne che fumano la possibilità di essere incinta per ciclo è bassa. È più bassa? Non è bassa, è più bassa, voglio dire, che le donne che non fumano. Questo già il primo problema è essere incinta più difficile quando si fuma. Primo punto. Ok, ma dopo evidentemente già si fuma nella gravidanza, i problemi sono soprattutto, ovviamente, per la donna, ma per questi mesi più importanti dove noi siamo nella nostra mamma, dentro, placenta, utero, e ancora arriva questo fumare, questo fumo, il problema è veramente gravissimo per il bambino nel futuro, anche con una sola sigaretta. Ok? Non si ha di fumare nella gravidanza. Il problema che io vedo più importanti, così ci sono diversi problemi, rischio di parto prematuro, rischio di basso peso nella nascita, ok? Bambini che il peso è più basso degli altri, una placenta più vecchia, ok? Calcificazioni, flusso placentario più disminuito, problemi di rischi di cancri nel futuro di questi bambini. Abbiamo di pensare che stiamo parlando di un bambino che si sta facendo nella mamma, e questo momento più importante dove stiamo crescendo, dove siamo da cellule a una persona, arriva questo fumo. Questo è un problema gravissimo. E anche una delle cose che io vedo probabilmente la più grave, anche questo del cancro è veramente molto grave, non dico che questo bambino sarà con cancro nel futuro, ma il rischio è maggiore, e anche un rischio maggiore di fumare, anche perché questi bambini hanno più ricettore di nicotina, e quello quando si fuma nel futuro, non so, il cervello ha più disponibilità di essere per il tabacco, ok? Così questi bambini hanno più rischio anche di essere fumatori nel futuro. Ma una delle cose che io sempre dico con questo di fumare è che quando una donna fuma si produce monossido di carbono, e questo monossido di carbono si attacca nell'emoglobina e fa che il contenuto, la quantità di ossigeno che arriva al bambino più bassa, ok? Molto importante, pensiamo a questa cosa. La emoglobina trasporta l'ossigeno dei polmoni alla placenta, ok? Tutto il corpo, va bene, ma stiamo parlando del feto, della placenta. Se questa emoglobina c'è monossido di carbono perché si sta fumando, questo monossido si attacca all'emoglobina
e la quantità che si trasporta di ossigeno più bassa. Questo è uno dei più problemi, più grandi che ha il bambino, che ha il feto, che c'è nella gravidanza in una donna che fuma. Ok? Così non si ha di fumare neanche né una sola sigaretta al giorno nella gravidanza e neanche nei 2 o 3 mesi prima di fumare, ok? Di essere incinta, ok? Ma finalmente alcune donne non possono già, non si può, o di fumare perché questo lo ha di fare. In questo punto è meglio i gerotti o le gomme di nicotina che fumare, ok? E qui le donne dicono, ok, ma posso mettermi questi gerotti? Sono sicuri per la gravidanza? Io penso, ok, sono sicuri, come... è meglio non prendere questi gerotti, ma meglio il cerotto che il sigaretta, ok? Una donna che sta fumando mi sta chiedendo se questo che io le prescrivo è sicuro, ok? Veramente non si ricomanda la nicotina nella gravidanza, ma meglio questa nicotina che questo di fumare e fare diminuire la quantità di ossigeno nel fetale, ok? Si capisce, eh? Meglio, non si una, non si dirlo in italiano, come in inglese è un idiom, no? Non so dirlo un'espressione tipica italiana per queste cose, ma meglio questo un male minore, ok? Un male, diciamo, più minore che il male brutto, grande di fumare, ok? Questa è la riflessione che voleva fare oggi sul gravidanza, specialmente, e anche affetta la fifedia, la riproduzione assistita, perché sì, abbiamo questa cosa, abbiamo... Fumare fa che è uno dei fa, si dicono che le donne che fumano hanno il doppio di tempo per riuscire incinta. E questo doppio di tempo, ci stiamo parlando di una donna di 38-39 anni, doppio di tempo può essere 2-3 anni, può essere che già si arriva a un punto che già non sei incinta, ok? E quello. E volevo parlare di questa riflessione del fumo nella gravidanza e, come sempre, moltissime grazie, un saluto e come no, in bocca al lupo. Ciao ciao. Siguiendo otros motivos que se me olvidan a medida que vivo contigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu boca cerca de mí, cerca de ti. Paso contigo toda una vida, tartamudeo cada vez que te miras. Una vida que sería mía, la que es toda, toda, toda tuya, toda tuya. Juegas conmigo sabiendo que yo te sigo, aunque no me dominas, haces una ruina conmigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados.